alla faccia, la salute. No, vabbè. Vedi, mi sento un po'. Guardate che food blogger. Allora, non guardate le nostre tavole, quindi non prendete esempio da noi. È scientificamente provato che durante la settimana i vostri figli, per svegliarli alle 7, rompino. E invece il sabato e la domenica alle 7:30 sono belli svegli. È vero? Oggi è lei alle 7:30, ci è venuta a bussare. Eccoci qui tutti belli svegli. Ma perché? Bisognerebbe fare uno studio. Ma dice il sabato e la domenica si dorme. Cosa vuoi dire al riguardo? Questo. Dai. Cosa vuoi dire al riguardo di questo? Questo è quello che vuoi dire al riguardo? Sta imbruttito. E no, non è un miraggio. Finalmente siamo tornati per questo weekend, cioè, quindi tranquillo, non è che siamo tornati a tamburo battente su YouTube, assolutamente no, perché le nostre vite frenetiche non ce lo permettono nel modo più assoluto. Comunque, oggi siamo un po' insieme, questo sarà il nostro weekend routine, quindi ci saranno dei pezzi di sabato e dei pezzi di domenica. Oggi è sabato, quindi buongiorno, Alice, come vi ho preannunciato, si è svegliata alle 7:30. E che bello, e che bello, e quindi noi di conseguenza. Nel frattempo, appunto, mi sono cresciuti i capelli. No, come vedrete, per chi lo sa su Instagram, ho attaccato l'X-Session ormai è quasi un mese e mezzo fa ho attaccato l'X-Session e quelle a cucitura, quindi con il filo, e mi trovo bene, sono contentissima. Detto questo, cosa succede nel nostro weekend? A parte che il tempo a Roma questo weekend sarà veramente pessimo, e allora abbiamo deciso comunque di rimanere a casa, tra virgolette, di non fare cose goliardiche. Quindi cosa consisterà? Ora andiamo a fare la spesa, andiamo alla Lidl che sta a circa 20 minuti da qui. E voi direte, ma questa è pazza per fare la spesa a 20 minuti da casa? Sì, perché questa è la settimana americana e noi l'aspettiamo da un anno, e quindi vogliamo comprare tutte le schifezze possibili e immaginabili, e quindi andremo alla Lidl solo per questo, e così domani ci facciamo pure colazione, capito? Poi ritorneremo a casa, mangeremo e poi non lo so. Io devo girare dei video perché appunto devo fare delle recensioni, devo fare un giveaway. E poi Aliciotta dovrà fare un sacco di compiti. Gli hanno assegnato un sacco di compiti, quindi insomma li faremo insieme e poi basta. Poi guarderemo alla finestra la pioggia che cade. Detto questo, quindi siamo pronti per la nostra giornata. A parte la mia gonfità, proprio mi piace questo termine, come avrete visto ho fatto il video con la telecamera davanti, e praticamente questa è l'inquadratura, non si può fare. Quindi vabbè, abbiate pietà di me, io non riesco a usare la telecamera davanti, io non lo so come fanno le altre youtuber, tutte fighe, tutte così, io non ci riesco, quindi un po' faccio così, un po' faccio colà. E ragazze, questo è, mi dispiace. Non abbiamo fatto colazione, quindi ci stiamo dirigendo al McDonald's, giusto per essere sani. Però non è che prendiamo il panino, no! Prendiamo proprio il menù, no, prendiamo un cappuccino lì al McCaffè, capito? Andiamo lì, poi forse lì vicino alla Lidl c'è OVS. E mi hanno regalato dei buoni al compleanno d'Alice. Ah, questo è nuovo il pannello. Vai, flipper, lì. Vieni, mettiamoci qua. Bello, giustamente il McDonald's è vuoto. Però già i cornetti è tutto finito. Inizia la sfida ninja.
Cliccami di... Ma io pure volevo giocare, perché il mio non è attivo? Ah, gioca. Vai. Vai. Pronto? La colazione dei campioni. Buon appetito. American breakfast. Alla faccia, da salute. Faccia che fa. E lui si mangia il suo beagle. Il suo cane. Il suo bagel. Ecco qui, abbiamo parcheggiato proprio il nostro parcheggio famiglia. Ed eccoci alla Lidl. Le donuts di Halloween. Niente, Gerardo è venuto solo per questo. Guarda che non entrano le cose. Ma cioè no, vabbè. Ditemi se è normale. Oddio mio, è troppo da ridere. Guarda, c'è la pizza Halloween. Dai, le calze coi vampiri, bellissime. Solo che poi giusto quella volta. Tu hai scelto questo è forte. Carino, sì. Carino, sì. Io mi vergogno un po' ad andare alla cassa, tu? Eli, che ne pensi di questa moda col calzino? Già? Dai, andiamo a cercare cose. Siamo passati OVS e gli abbiamo preso queste calze per l'inverno. Le pagate 6 euro e due canottierine perché non ce l'aveva. Adesso abbiamo pagate 7 euro. Amore. Allora, Gerardo sta cercando No! di sistemare. No! Che è successo? Ma che cazzo forza e spigne! La pizza. Come si chiamano? Le costolette. Queste le costolette BBQ. Adesso, come vedete, è praticamente uguale. La wrap chicken salsa. Che cos'è? Tipo una tortiglia. Sì. Queste sono schifezze vere qua. Però non so Però no, quali. non so mai. E questo c'ha praticamente questo Questo qua, è c'è peperoncino. quello sfilacciato, quello, questo qua, Anche il lato qua. sarebbe questo sfilacciato. Ma sono schifezze però. Abbiamo preso anche verdure, non solo schifezze, pure insalata, finocchi. Per la categoria Halloween, già l'abbiamo messo perché l'abbiamo finito, c'è lo Scottex a tema, molto carino. Poi Alice si è voluta prendere questi occhi di cioccolato e Jack lo squartatore si è voluto prendere questo bellissimo. Dai, che non ci arrivo, che lì c'è buio là sopra. Oh, però sai che è proprio carino? 1,99 euro. Sì, è carino, così ad Halloween si mette questo. Alice, hai la camera tua per giocare. Te capì? Vedo. Allora, qui abbiamo cambiato disposizione un pochino del salotto. Quella sedia lì non mi piace assolutamente, ma stiamo vedendo cosa mettere là. E la penisola l'abbiamo staccata, l'abbiamo messa tipo poggiapiedi, poi abbiamo comprato questa meravigliosa pianta. Finalmente ho attaccato la mia laurea. E poi qui appunto ci sono queste scritte arabe che abbiamo preso alle fiere dell'Oriente, ma non ci ricordiamo cosa significano. Una mi sembra famiglia, una No, una dice Alice. una famiglia e la terza non lo La so. terza, boh. Quindi aiutateci, grazie. Cioè, io dico, no? C'è il cuscino e la si mette là. Sta per me. Oddio. Amore. Guardate quanto è grossa. Cicciona. Allora, praticamente ora dobbiamo mettere, visto che Gerardo sta incriccato, dobbiamo mettere il balsamo di tigre. Di dubbia provenienza, perché l'ho preso su AliExpress un po' di tempo fa e costava pochissimo. Quanti ne metto? Boh, Oh. due.
Due? Al massimo si trasformerà stanotte. Ne metto tre, dai. Dice che si è stiracchiato e poi non si è più rialzato. Questi 24 ore durano, no? Non so, le istruzioni sono tutte in cinese, quindi... Vabbè, casomai tra qualche ora ne mettiamo un'altra. Comunque niente, abbiamo mangiato qualcosina, due piadine. E adesso facciamo i compiti perché, come ho detto appunto, Alice ce n'ha tantissimi. Ti devi mettere una cosa calda. Il mio scaldapollo. Deve stare caldo qua. Comunque alla fine il diario l'abbiamo sfruttato perché i compiti ce li scrivono, ci mettono gli avvisi, ce li spillano. C'è italiano, storia, geografia e matematica. Con cosa vuoi cominciare? Geografia. Geografia. Ok. Fatto. Sì. Allora, una gita in montagna. Osserva il disegno. Questa la faccio, inizia bene? Sì, 59 alla fine. No, abbiamo iniziato con geografia. Osserva il disegno e colora la parola giusta. Sci sono. Dove stanno gli sci? Gli sci dove sono? Qui. Ah. Gli sci sono lontani o vicini dal bambino? Però aspetta. Lontani. Perché sono lontani? Perché stanno sul negozio vicino. E il bambino dov'è? Ok, ok, bravo. Questa è lontani e questa è vicini. Qua c'è scritto lontani, guarda, lo vedi? E qua c'è scritto vicini. Dai, quasi finito geografia, bravissima. La O, perfetto. E questo l'abbiamo finito. Brava! Questo è fatto. Prendiamo, che vuoi fare? Matematica. Storia, italiano? Storia. Storia. Leggi, devi leggere oggi, eh? Che? Legge completa pagina 8. Osserva le immagini e racconta. Che fa il bimbo? Mangia. Prima, qui c'è scritto prima mangia. E dopo. Brava! Dopo? Cioè prima prende il panino. E dopo gli dà un mozzicone. Matematica, devi fare il ritmo. Aiuta il pirata a tornare sul veliero. Prendi i pastelli e completa la sequenza logica. Allora, questo che cos'è? Cerchio. Quadrato. Angolo, cerchio, quadrato. E qui che cosa sarà? Ma tu sei fenomenale, non serve l'aiuto di mamma e papà. Devo fare la punta. Sai che la mimma quando temperi troppo il colore casca il colore e poi la mimma si rompe. La mina. Pure del colore, sì. Perché se i colori cadono a terra tante volte, la mina si rompe, si spezzetta e quindi ogni volta che tu vai poi a temperare si spezzetta, capito? Non è più una linea tutta unita, ma è tutta rotta, capito? All'incontrario, bravo! Om, così. Ok, allora prendi la matitina. Ah, peraltro, perché ho iniziato la prima, abbiamo trovato questa matita Big Kids, dopo ve la faccio vedere. È buonissima perché ha una buona impugnatura, una buona grafite, materiale. È proprio morbido. E poi serve proprio per, sì, per sì. La scrittura. Quello vai, fallo te, vai. Questo? Cane. No, perché praticamente non è il cane. Come si chiama questa parte qui? Faccia. Per le persone. Per gli animali si chiama muso. Muso, vedi questo, metti là. Mu. Vedi, mu. Mu come si scrive? Ok, adesso dobbiamo usare quelle che hai imparato
am, em, im, om, alle parole che vanno qui. Questo che cos'è? Finisce con buto. Imbuto! Ah, e quindi che ci deve mettere qua? Se si chiama imbuto? La I e la M. Brava! Prima la I. Brava, prima la I. Brava Lalli che ha finito, ma domani leggiamo un pochino e facciamo un po' di dettato, vero? Dai, metti tutto a posto e giochiamo. La felicità è Gerardo. E vai! Devo levare l'audio già, se no mi fa copyright. Judy, dove vai? Ciao. Io copertina e calcio, ma non l'ho messo. Io metto il calcio e se ne va. Ho veramente un pessimo aspetto. Comunque è quasi ora di cena, ma non so che cucinare perché quando hai troppe cose in frigo c'è troppa scelta e quindi non sai che cosa cucinare. Boh, a me fa male lo stomaco in continuazione. E su Instagram infatti ho fatto una stories dove mi facevo delle analisi del sangue proprio perché sto indagando su quello che è il mio stomaco, il mio apparato digerente, perché sto sempre male, sempre gonfia, e quindi abbiamo iniziato con le analisi per la celiachia. Poi io so che da sempre che sono intollerante al lattosio fortemente, ma non ho mai poi evitato queste cose. Ora sto cercando di essere un po' più attenta sui prodotti senza lattosio, quando posso magari evito il glutine. Ho preso dei prodotti senza glutine, cookies, cioè dei biscotti per la mattina e dei crackers, così per fare un po' di merenda quando sono a scuola, e vediamo. Quindi ecco, sto aspettando i risultati per la celiachia. Sono bianca cataperica in faccia. E ancora non è Halloween, benissimo. E quindi vabbè, ora vediamo cosa mangiare. Ecco una nuova puntata su Indovina la ricetta. Beh, c'è poco da indovinare. Ho preso quello che avevo. C'ho anche le carote, ma l'ho prese per Alice, quindi niente. E farò questi vermicelli mai fatti, con surimi. Problema che come si cuociono? Devo leggere un attimo le istruzioni. Allora, visto che poi mi chiedete le ricettine, eccole. Ho tagliato a fiammiferi, questi sono tronchi, i peperoni e le zucchine. Poi ho tagliato il surimi, questo era il cipollotto, e vabbè, questi l'ho aperti, sono stata molto brava perché non ho l'apribarattolo. E poi ho mischiato la salsa di soia con, diciamo, l'aceto per il sushi. E poi ho fatto un pochino di uovo strapazzato. Allora, andiamo a accendere il nostro gas. Qui, come vedete, c'è uno spicchio di aglio e ci andiamo a mettere un po' di olio, ok? E lasciamo prendere temperatura. Nel frattempo qui ho messo l'acqua a bollire perché i nostri noodles, i vermicelli devono stare tra i 5 e 7 minuti. Guardate come sono professional con le mie bacchettine. Allora, come vedete, il nostro aglio sta soffriggendo, quindi io metto direttamente le nostre verdure. Guardate che bei piatti, sono nuovi. Ora vi farò vedere tutto il servizio. Ecco, queste diciamo che devono saltarsi in modo molto vivace. Allora, qua le nostre verdure si stanno stufando. Anch'io mi sto un po' stufando. E che bello. E l'acqua dovrebbe bollire, ma se non ci metto il coperchio non bollirà mai. E ora ci andiamo a mettere un po' di cipollotto. Ovviamente questa ricetta è completamente inventata da me, quindi anche l'aggiunta degli ingredienti non so se è quella giusta, ma noi non ce ne frega niente. Allora, andiamo a mettere i nostri noodles, ma io li farò mettere non 7 minuti, 5, ma anche di meno, perché poi li voglio saltare. Quindi andiamo un po' ad aprire
E dai, così si insaporiscono un po'. Spengo qui l'acqua, stanno un po' a mollo, aggiungo il mio surimi, più condimento che pasta, e aggiungo pappone per il cane. Ok, andiamo a mettere la nostra pasta. Che manualità che c'ho! Sto buttando tutto di... E andiamo a bagnare con la nostra soia. Vi faccio vedere la mia bellissima nuova tavola. Quindi abbiamo cambiato tutti i piatti. Allora, i piatti sono di Villa d'Este. Ciao! Sono di Villa d'Este Tivoli. Le forchette sono nere. E questi invece li abbiamo presi a Maison du Monde, che riprendono perfettamente la tovaglietta. È la mia. Sì, e quindi comunque, ecco, vedi, c'è questa, poi c'è questa, poi ci sono altre fantasie, molto bello. Ed ecco i nostri noodles alla Gerulia Alice. Buon appetito! Guardate che food blogger, ora ve la pubblico su Instagram. Invece la mia bambina salutare mangia tonno e carote, quello che dovrei mangiare io, invece io invece mi mangio questi. Ma ci sarà il glutine qua dentro? Secondo te c'è? Boh. Allora, fatto, caro? Che ha fatto? Ha vinto, meno male che Ronaldo ha, diciamo, salvato la partita. Allora, vorrei un video reaction sull'assaggio in diretta. Sono tantissimi, infatti, vabbè, domani lo mangiamo. No, sono tantissimi. Fai, beh, video reaction di Gerardo che mangia. Io la soglia ce l'ho messa, però è a gusto tuo. Tanto. Ovviamente di che saranno buonissimi, anche se non lo sono. Che sennò i capelli di Rapunzel. Sembrano i capelli di Rapunzel. Tutto. Vai, vai. I capelli di Rapunzel. Col mio caldacollo. Buonissimi, vero? Buoni. Buoni? E vai. Molto buoni. Ragazzi, sono buonissimi. Cioè, proprio ricetta super collaudata. Cioè, andate tranquilli. Buonissimi. Io questi li ho presi al Todis, i spaghetti di soia. Buonissimi. Buongiorno, eccoci arrivati alla domenica di già. Ovviamente Alice si è svegliata sempre molto presto. Il problema è che c'è l'ora legale, quindi che cavolo di ora è? 16. Magari, che ora è quindi? Io non ci capisco niente. Spero che il mio cellulare abbia avuto l'accortezza di aggiornarsi da solo. Comunque, questa Polpi ha fame. E ora andiamo a cucinare. Cosa vuoi cucinare? Abbiamo comprato il bacon ieri. Dai, basta! Jerry, comunque, dopo i miei spaghetti ieri è stato malissimo. Della soia. Però è allergico alla soia. Ma quanto è brava sta bambina che si fa il Nesquik da sola col finocchio. È per Judy questo, perché Judy già sta mangiando. La porchetta. Senti, non sei simpatico, iniziamo già male. Già male. Comunque, ecco la nostra colazione. Ma perché siamo così ciccioni e ci piace mangiare? Perché? La Gerardo proponeva una bella gita fuori porta oggi. Sta diluviando. Noi dobbiamo mangiare lo yogurt, i mirtilli. Ce l'abbiamo i mirtilli. Che? E cose sane, integrali, latte di soia, latte di minonno. Invece no, noi ci mangiamo il krafen e il cappuccino. Liberate il krafen. Non è il krafen, è quello. Ci ho fatta. Vi parlo un po' di queste
Excession che ho montato ormai da quasi 2 mesi, infatti ora devo riandare. Excession sono messe montate comunque con il filo, ho due strisce di treccina dove lì sono appunto state cucite e l'ho fatto sulla Tuscolana da Sara Excession. La qualità è veramente molto buona, poi al di là che io non ho dimestichezza su fare le pieghe, quindi sono una frana, quindi o me le intreccio la notte e la mattina ce l'ho mosso oppure mi faccio la piastra. Io avendo dei capelli molto fini, quando si sporcano un pochino si vede la treccia sotto, e quindi io mi lavo solo la parte, perché comunque le Excession non si sporcano come i capelli, perché io me li dovrei lavare un giorno sì e l'altro pure. Comunque sono molto naturali, sembrano i miei. Mi hanno detto di usare tantissimo argan, infatti sto usando shampoo all'argan, balsamo all'argan, questo olio all'argan proprio per mantenere lucido il capello, eccetera eccetera. Quindi andiamo all'asciugatura, che ovviamente è molto lunga. Sembro Samara. Allora, per districare uso per me per Alice, oltre appunto all'argan, questo qui della Johnson, non mi chiedete l'inci perché non lo so, però molti di voi lo usano e quindi credo sia buono per districare veramente i capelli delle vostre bimbe. È una bomba. Asciugatura fatta, come vedete è proprio un bel capello consistente. Sulle punte mi vado comunque a mettere un pochino di olio, non sui miei perché ovviamente i miei già sono fini, rischierei di sozzarli di nuovo. Vuoi fare il video? Anima, che fai, vlog pure tu? Ciao, ciao a tutti, benvenuti nel canale di Alice. Anima, tu che stai a fare il vlog? Qua. Ah, cioè abbiamo più punti di visione. Ho grattato un pochino. Alice, ma ti prego, sembra uno scaricatore di porto. Alice, non parla come uno scaricatore, uno scardinatore di porto. Scardinatore. Un assistente pessima. Grazie. Guardate lo chef come si muove in cucina con sicurezza. Molta sicurezza. ma perché non lo posso vedere? Vuoi scherzare? Perché fa così? Il sale fa male. La facciamo gli hamburger. Aspetti. No, non posso aspettare lì. Vabbè. Allora fai una polpetta. Sì, come? Come una polpetta di solito che facciamo. Che cosa inquadri? Nulo? E poi la schiacci un pochino. No, sto vedendo il video. Bello parlare con te. Spiegarti le cose. Dammi. E cantiamo l'amoroso. Dormi. Perfect girl. Hamburger. Allora, ecco i nostri hamburger polpettosi. Questo è il broccolo. Qua la pasta. Ci siamo quasi. E un bel sughetto. Per la pasta, dai, che hai scelto? Gli spaghetti. Mamma, sono questi spaghetti. Comunque, sono riuscita a fare i video grazie all'aiuto del mio cameraman. Vi devo fare vedere dei capi di Shein fenomenali, cioè bellissimi. Anche Alice mi ha aiutato a fare il video, non mi ha aiutato, è stata proprio protagonista. Perché poi, insomma, vi dirò sul video di Shein che c'è una grande novità. Guardo appunto il sito di Shein. Aspettiamo il pranzo e poi mangiamo. Quanto è bello mangiare la domenica. Buon appetito! Ok, piatto pulito. Allora, noi a tavola e lei là. Amore, guarda. Sei comoda? Mi fa morire. Come sono? Buonissime. Certo, l'abbiamo fatto insieme. Sì. Buona, eh? Ora ti iscriviamo a MasterChef. E dopo la mangiata, relax sul divano a vedere un bel film di Natale. No. Horror, perché si chiama Krampus. Guarda. Il Natale non è sempre Natale. E Alice vlogga. Cosa stai facendo? Sto registrando qualche video. È veramente un lavoro, cioè veramente è veramente un lavoro. È circa da stamattina che sto girando video, ovviamente poi
abbiamo mangiato, poi mi sono messa un attimo sul divano e ora sto ricominciando. Veramente questo richiede tantissimo tempo, lo posso fare veramente giusto quando fuori piove, perché poi sabato e domenica, se abbiamo una festa, un pranzo o vogliamo uscire, i video non posso farli, solo vlog. Detto questo, niente, approfittiamo. Ragazzi, fuori c'è una tempesta. Che sei carina. Ali, domani scuole chiuse. No. Come no? Non vuoi stare con mamma a casa? Voglio stare. Sì. Abbiamo fatto pure tutti i compiti, a saperlo. Delle ottime notizie arrivano su WhatsApp. Qui appunto, come vi dicevo, ho fatto il nubifragio. Quindi le scuole, aiuto, le scuole dove lavoro sono chiuse. Tranne quella da lì, cioè, no, la tua non è arrivata ancora l'ordinanza. Ma noi non ce ne frega niente, io me la tengo a casa. È vero, è vero. Ragazzi, qui c'è il catalogo di Maison du Monde. Delle cose meravigliose. Ti mangiamo? Ma che stai ferma? No, si sta bene sul divano. Già stasera facciamo una bella tazza di latte. C'ho gli occhiali, guarda. C'ho gli occhiali, vattene a dormire. Bella tazza di latte? Sì. Ha giudicato? Allora chiama Just It. Questo tempo Forello viene pure col canotto. Io non ho voglia di cucinare, quindi. Anche stasera abbiamo optato per cose sane. Allora, già si mangia lo dog. Ora sto mettendo un po' di cipolla e di sedano, come fanno all'Ikea, no? Un po' aromatizzati. E poi questa qui, che è buonissima dell'Ikea, che è la cipolla praticamente tostata. E Alice vuole i nuggets che abbiamo preso. Allora, Alice mi ha fatto una sorpresa. Vado? Amore! Ma quanto sei brava tu! Questi erano dei filetti che gli avevo dato. Guarda lei che ha scritto: un cuore è papà e un cuore sono io. Mamma sottolinea. Amore, sono troppo brava. Allora, non guardate le nostre tavole, quindi non prendete esempio da noi. Duff di Ustel, paninozzo, insalata e nuggets per Adi. Super nuggets per Ali. Buon appetito. Buon appetito. Io che ci metto dentro questo bello dog? Un sacco di cose porche. L'ho lasciata. Che hai lasciato? Grazie, sì. Gerardo non ne salta una. Ora anche il cornettino col caffè. Fai un po' già ricalà come mi hai fatto, no, a me. No, non te lo faccio. Cioè, comunque, vediamo i panni stessi su qualsiasi filo in casa. Tornerò a mangiare. Dai, mi fai già ricalà? No, non te lo faccio. Dai. A mangiare. Ma, limitine. È vero, eh. È fatta a vedere. O già, doppia limitine. È fatta a vedere. Metti già ricalà su YouTube e poi mi dici se non ne vuoi non ridi. Vabbè. Doppia libidine. Ma perché lo faceva? Perché tipo una cosa bella. Ah, libidine. 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 Doppia libidine. Ora ti giuro lo attaccherò dopo il vlog. Comunque questo weekend è stato veramente eccezionale. Ma l'insegna del relax, del cibo... Giuro che io durante la settimana non mangio così, veramente. Infatti sabato e domenica diamo proprio, apriamo le danze. E lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mangio un paninetto, un po' di insalata, oppure che ne so, il tonno e pomodoro. Ovviamente mela rossa non la seguo più. Cioè, come avrete visto, mi sono mangiata pure la mela. Pure Biancaneve con tutti i sette nani. Gerardo mi prende in giro per il mio bellissimo dialetto romano. E quindi no, mela rossa non la seguo più. Però diciamo che cerco di stare attenta, anche se sono ingrassata sicuramente un pochino.
poi sono anche preciclo, quindi sono assolutamente giustificata. E niente, ora boh, ci vediamo un po' di TV, non lo so perché c'è la partita in TV, quindi io giocherò con il mio cellulare. Allora, visto che io domani non lavoro, mi vedo un bel filmetto. Alice già dorme, sta a lettino suo e speriamo che domani si svegli a mezzogiorno. Dai, faccio i grattini alle mani, dai. Ecco così. Spero che questo lunghissimo vlog vi piaccia e che vi basti almeno per qualche giorno. Ciao.